Figlia mia, se vuoi, creo in questo momento un nuovo mondo più bello di questo e passerai in esso il resto dei tuoi giorni, dice Gesù a Santa Faustina. Pochi immaginano quanta profondità contengono queste semplici parole. Gesù può creare tutto perché è l'uomo Dio. Potrebbe trasferirci da un momento all'altro in un mondo creato apposta per ciascuno di noi. Un mondo senza gravità, senza il peso e senza malattie del corpo. Un mondo dove non serve lavorare, dormire, mangiare, bere, affaticarci, soffrire fisicamente e mentalmente. Un mondo senza odio, miserie, fame, sete, pericoli. Un mondo dove non serve nemmeno l'abitazione, in cui si potrebbe contemplare senza noia misteriose bellezze del creato. Un mondo senza necessità fisiologiche o psicologiche, in cui nulla più si decompone, in cui non si muore, non c'è violenza o sopruso. Ma se ci pensiamo bene, noi viviamo già in un mondo creato per noi. Non abbiamo la possibilità di essere diversi da quello che siamo, e per Dio l'intero arco della nostra vita terrena è un baleno, perché tutto è già presente davanti ai suoi occhi. Egli vede tutta la nostra vita, compreso l'aldilà. Sa infinitamente meglio di noi che la nostra vera vita sarà innestata in Lui completamente e che già ora comincia ad esserlo. La nostra superficialità non ci permette di valutare che un solo attimo cosciente è una finestra sull'universo. Esistono infiniti universi, anche un atomo è un universo. E così anche un solo sguardo o un solo attimo di coscienza sono aspetti dell'universo e altrettanti universi. Dio sa infinitamente meglio di noi perché viviamo in questa dimensione così fragile e misteriosa. Lo ha provato Lui stesso incarnandosi nel suo Figlio Gesù Cristo. Per ora, anche se non comprendiamo, ci chiede di aver fede in Lui, perché ci sta preparando un posto e ci porterà con sé. Signore, tutto il mondo davanti a te è come polvere sulla bilancia, come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. Hai compassione di tutti, perché tutto tu puoi. Non guardi ai peccati degli uomini in vista del pentimento, poiché tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato. Se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure creata. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non vuoi? O conservarsi se tu non l'avessi chiamata all'esistenza? Tu risparmi tutte le cose perché tutte sono tue, Signore, amante della vita. Poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. Per questo tu castighi poco alla volta i colpevoli e li ammonisci, ricordando loro i propri peccati, perché rinnegata la malvagità credano in te, Signore.